Evviva! Allora, accomodare la gente un po' scappata dalla fame, dalla sete, dalla... Prego. Allora, per i resistenti, allora, abbiamo accanto a me Andrea Cavalletto, costumi, che peraltro è anche l'autore dei costumi del film, e per quelli che hanno resistito, il cattivo poeta che abbiamo visto prima, e poi Tommaso Bertani, che è produttore, però non solo produttore, adesso ci dirà meglio, ma anche un po' coautore di questo film, di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, che sono due registi italoamericani, poi magari ci direte qualcosa in più voi naturalmente, e i quali si scusano, non potevano essere qui con noi questa sera, però abbiamo appunto due validissimi filmmaker che sono qui con noi. Allora, come sempre facciamo in questi casi una rapidissima presentazione dei nostri validissimi ospiti. Tommaso Bertani si è laureato alla New York University e all'AMS di Torino. Sono molte naturalmente le opere che l'hanno visto protagonista, da Princess di Pietro Daliddi, Alve e la Behind the Earth di Elisa Fuxas, una grandissima regista, come sapete, The Exactus di Michele Civetta, Joseph Schumann nel 2017, Arianna, che era un'opera prima, se non vado errato, di Carlo Lavagna del 2015, molto interessante, poi alla ricerca dell'identità, ma un film notevolissimo. Poi il frammento 53 di Carlo Gabrielli, Trivioli, Federico Lodoli, e poi Il Solengo, dei due registi appunto di questo film nel 2015, e quindi nel 2010 fondatore della Ringo Film, casa di produzione, mentre Andrea Cavalletto è padovano, è diplomato all'Accademia per le Arti di Venezia, allievo di Piero Tosi e Andrea Crisanti al Centro Sperimentale, insomma, stiamo parlando del GOTA, ovviamente, dei costumisti italiani, assistente di ancora di Maurizio Milenotti, qui c'è tutta l'area di Oscar, di Maurizio Milenotti e Alessandro Lai, è debuttato come responsabile dei costumi nel 2009 con 10 inverni di Valerio Vieri, che chi ha più memoria si ricorda che è stato a questo festival. Allora, Valerio è straordinario. E poi i primi della lista di Rowan Johnson, pure quella era un'opera prima, no? Era l'opera prima di... Ma anche i Tucker, gli italiani, Tony Trupia, quello che portava i caffè a Michele Placido, no? Veramente, eppure quello era un'opera prima, quindi insomma, diciamo, hai lavorato molto con il sudeniente Fabio Mollo, che è stato al festival, naturalmente, opera prima, c'è poco da fare. Torneranno i Prati, che vanno Olmi, qui andiamo veramente nel 2014, 7 minuti, ecco, e torniamo a Michele Placido. Il secondo film di Rowan Johnson, Puma, poi Il padre d'Italia, il secondo film di Fabio Mollo, quindi vuol dire che si trovavano bene, perché lo hanno chiaramente richiamato. Quando vediamo che si ripetono i registi, vuol dire che l'intesa è buona. Il tuttofare Valerio Attanasio, che è stato qui qualche anno fa, e il giovane attore protagonista che rivaleggiava con Sergio Cartellitto, come nel film che abbiamo visto prima, ha preso il premio per migliore attore a questo festival. Il padre d'Italia, ancora Fabio Mollo, l'avevamo detto, sì, tutto fare. Il grande passo lo abbiamo fatto, per ricordare, un paio di anni fa, qui all'ERC, e poi Martin Eden, Martin Eden, che vogliamo dire, ovviamente compreso nel nostro, programma. Allora, forse da Tommaso Bertani ci possiamo far raccontare un po' come è nata l'idea, l'avventura produttiva, un'opera, come avete visto, molto ambiziosa, addirittura su due continenti, insomma, una bella avventura produttiva. Come è andata? Benissimo. Benissimo. Beh, intanto qui vi sta dando un sacco di, diciamo, soddisfazioni per l'area Film Festival, l'Aleo Film Festival, Santiago dell'Estero Film Festival, Tuscia Film Festival, Annecy Cinema Italian Festival, e per il signor Giù, il Festival delle Opere Prime, insomma, no, voglio dire, evviva. Il film nasce da un'idea
ispirata dal film precedente che avevo fatto Alessio Matteo, Il Solenno, in cui ascoltando i racconti dei personaggi che vediamo all'inizio del film, usciva la storia di Luciano, insomma, e questa storia era una storia di cui non si riuscivano a definire i contorni, una specie di mito, di leggenda. Okay. Allora, fra le varie ipotesi delle vicissitudini di Luciano, c'era quella che Luciano fosse finito dall'altra parte del mondo, e Alessio, uno dei due registi, ecco che ci viveva in quella parte del mondo, ci aveva fatto una famiglia in Argentina, e quindi è diventato naturale pensare a un film che fosse girato in due continenti, un'idea ovviamente pre-Covid, a parte gli scherzi, e poi abbiamo cominciato a fantasticare sulle avventure possibili di questo personaggio e le possibili leggende che si potevano incrociare per trovarne delle nuove, quindi questo era il senso della ricerca del film, trovare delle leggende, incrociarne per farne scaturire una nuova che era il film stesso. Il titolo c'è stato da sempre, quindi la leggenda del Re Granchio, abbiamo pensato è una leggenda ascoltata, reale o inventata? Il titolo che ho inventato, se vogliamo, è una già quella una specie di evoluzione creativa, un gioco di parole, no? Che cosa c'è dall'altra parte del mondo, nel posto più remoto, questo King Crab, questo re greco, questo re sentoce, cioè questo animale incredibile che poi è in realtà la maggiore rarità, no? La maggiore fonte di pesca di questi luoghi. Allora da questa ispirazione è cominciato questa ispirazione ha generato una serie di ipotesi su quale poteva essere la storia del Re Granchio, un uomo passando dall'altra parte del mondo assumeva questo nome, insomma, assumeva questa carica, questa entità. Allora, veniamo a te, Andrea, diciamo, è una bella sfida pure questa, anche dal punto di vista dei costumi, tanto le epoche, no, chiaramente, perché insomma, questo mescolamento di epoche, no? Quindi da quelle un po' fiabesche, questi costumi cinquecenteschi dell'epoca della Santa Sede, questi che poi ci trasferiamo dall'altra parte dell'oceano e vediamo questo sapore western, no? In questa parte, sembra proprio in qualche modo la grande lezione, appunto, che ovviamente ti porti nella tua carriera, nella formazione, e in qualche modo sembrano averti proprio consentito, sì, diciamo, in qualche modo di rompere l'accademismo cinematografico con un salto verso la modernità. Come è nata tutta questa avventura creativa? Sì, c'è stata proprio rompere l'accademismo, e tutto nasce dai primi incontri avuti con i ragazzi, dove ovviamente come diceva Tommaso, la leggenda, e partire dalla leggenda è stata la chiave di volta, cioè utilizzare il racconto orale e tutto quello che nel racconto orale poteva arrivare a perdersi, quindi diventava, nei primi incontri, insomma, diventava difficile attenersi alla filologia, sarebbe stato anche un po' complicato alla fine dell'Ottocento, anche perché già nel racconto iniziale che fanno i nostri anziani e diventa tutto affievolito, non c'è una data precisa, c'è un'idea appunto di racconto passato oralmente, e nel racconto orale tutto si dilata, tutto si trasforma, e quello è stato così il punto di partenza per decidere di abbandonare la filologia e così attraversare un po' anche la fantasia e contaminare le epoche, facendo in modo che tutto rimanesse credibile, e quindi
il personaggio che stava addosso degli abiti e non dei costumi, eppure in questo attraversamento i luoghi sono stati anche altra fonte di grande ispirazione, perché ho girato nella Tuscia dentro questo splendido bastione cinquecentesco, e quindi da lì tornava l'idea che insomma, questa famiglia principesca, questo principe della Tuscia avesse a che fare con dei rimandi appunto cinquecenteschi, perché legati evidentemente alla corte pontificia, che paradossalmente ancora nell'Ottocento, durante certe cerimonie, vestiva appunto con le gorgiere. E quindi è stato divertente questo attraversamento, e grazie a hanno dato una serie di reference che abbiamo scambiato molto forti, molto importanti, dove dentro c'è anche questo gusto per il western e per la navigazione che apparteneva appunto alla parte argentina, e anche lì abbiamo giocato col western e con un abbigliamento che apparteneva al mondo navale, insomma. Un gioco di contaminazioni che è stato molto divertente fare, spero che sia riuscito. Sì, diciamo sicuramente la mescolanza, diciamo, in qualche modo è molto 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 allettante, molto interessante. Allora da parte vostra ci sono almeno di quelli insomma dei residui che probabilmente avevano messo qualcosa nello stomaco rispetto agli altri che sono fuggiti, qualche curiosità da parte vostra, qualche anche suggestione, insomma, cosa vi ha comunicato questo film, qualcuno arrivo lo prendo io. Noi abbiamo la freccia rossa, vedi, che porta. Buonasera, innanzitutto complimenti per il film, perché è molto bello, molto, molto enciclopedico. Io ho visto due film, addirittura non uno, con dei rimandi legati, legatissimi tra di loro, ma due film addirittura, quindi complimenti ancora. La mia curiosità, una delle mie curiosità, soprattutto sul casting, che penso sia stato un bel lavoro, perché c'è di tutto di più. Io ho visto non soltanto degli attori, o sbaglio, cioè anche molte persone. Ci sono moltissimi non attori, praticamente tutti. Eccezionali, a parte di lei, che è stata la bambina delle meraviglie di Alicia Parker. Mentre il nostro Luciano, che è Gabriele Vessilli, è un artista visivo, sì, è molto, molto amico dei registi, di Tommaso, che si è dedicato completamente, proprio è diventato Luciano, ha vissuto lì prima dell'inizio delle riprese, in questo corpo dove tutti loro sono stati coinvolti. Poi il grande lavoro è stato fatto dai ragazzi già del suo documentario, quindi avevano conosciuto e stabilito una grande empatia con il paese e con le persone del paese, che poi hanno trascinato e convinto, e sono delle facce stupende. La Pasolignani, Olmiani. Io ho visto addirittura Caravaggio nella prima parte. Anch'io. È una cosa eccezionale, infatti ancora tantissimi complimenti. E c'è un grande merito a una splendida fotografia, insomma, del Arcangelo. Assolutamente. Tra l'altro ha vinto oggi il Globo d'Oro. Adesso sono a ritirare questo premio per Simone. Stato delineato dai critici internazionali per la fotografia. Sì, Simone. Nicola ha fatto un gioco magnifico. In che borgo era quello che volevi leggere? Vegliano, che è poco dopo Riolo Romano, insomma il Viterbese, a sud del lago di Vico, qui a tre quarti d'ora, diciamo, ragazzi artisti, diciamo. No, proprio andarci, dico proprio le indicazioni, non c'è nulla, però c'è senso quel signore, diciamo, che vuol cantare le canzoni. Sì, è Gabriele l'esordiente, mentre nella parte argentina Gabriele era nel frattempo diventato un attore, perché è stata girata successivamente. Si danno 5 mesi, no? Le due momenti, uno è stato settembre, l'altro era febbraio-marzo. Di che anni? Ecco, non l'ho detto perché ho finito. Però comunque gli anni del Covid, che ricorderemo come 2021.
Ah, quindi proprio il Covid pieno. Covid pieno, sì. Come era il Covid nell'Argentina? Disastro. Purtroppo sì. Però in quelle zone non c'era nessuno. Cosa? In quelle zone non c'era nessuno. Arrivato anche lì, purtroppo, però sì, comunque, tanto noi diciamo, cioè, facciamo difficoltà a parlare perché il nostro lavoro è stato veramente un qualcosa di complessissimo da gestire. Ovviamente dirlo perché è stato complessissimo per tutti, però ovviamente ha portato una serie di processi, soprattutto dal produttore, lo dico, di angosce, perché era ancora un periodo in cui se usciva fuori un positivo sul set ci dovevamo bloccare, l'angoscia a dirlo. A parte appunto, se ne possiamo dare un po' di leggerezza perché l'angoscia è per tutto quello che è successo, però per noi nella nostra cosa è stato complesso. Ovviamente è stato difficilissimo comunicare, per quello prima scherzavo che era un progetto pre-Covid, è stato difficilissimo comunicare in termini anche di spedizioni solo tra un contesto. Mi pare di aver letto che avete avuto un sacco di problemi a sbloccare i suoi costumi. L'avete mandati in Argentina, sono stati un mese in dogana, una cosa del genere. E tutto sommato, se voglio dire, tu mandavi un email, un WhatsApp, vi facevi fare sul posto, facevate prima. È chiaro che noi abbiamo visto, no, un pochino l'altra faccia di tutta quella teoria che avevamo fino all'altro giorno, che stare in un posto, stare in un altro è la stessa cosa, no? Mentre quando ci siamo resi conto che gli aerei non partivano più e che spedire appunto i costumi di Andrea in Argentina era diventata una cosa appunto senza tariffe, semplicemente c'era quella unica, costa 30.000 euro, ma noi avevamo messo in budget 1.700 come era fino all'altro. E quindi ci siamo cominciati a confrontare una serie di, diciamo, broker. Quindi a un certo punto avevamo questa situazione in cui i suoi costumi erano andati ad Istanbul, aspettavano il prossimo aereo che da Istanbul andasse a Buenos Aires, e pronti da quando potevate mandare Andrea Cavalletto con un biglietto da 1.500 euro che mi voglio tutti i biglietti, uno solo l'altro, e mi portavo. Allora, noi andavamo a dormire con questa immagine di scatoloni in un angolo di Ataturk a Istanbul, che non si è dimenticato. Era solo una battuta venuta in mente, che secoli fa, racconto di Mille Notti, secoli fa, insomma non tantissimi, per fare la Anna Karenina in Russia, stesso problema, che ovviamente fu uno dei primissimi film che passava la Cortina di Ferro subito dopo caduta appunto Gorbaciov, il passaggio Einstein, eccetera, e alla dogana chiesero i costumi del 1876, questi sono i miei, non farli passare, e così riuscirono, quindi c'è, qualcuno l'ha fatto. Probabilmente lui se lo poteva anche permettere di dirlo, perché è stato credibile, no? Con quella sua allure, no? Magari era già vestito strano. Allora, altre curiosità da parte vostra? Insomma, cioè, è un film. Voglio dire, che effetto ha fatto Thomas? A parte lui ha detto che è un film meraviglioso, anzi due film meravigliosi. E tra l'altro grazie, scusa. Vedete che arriva anche ciò. Perché sennò non mi è registrato. Ma anche l'avvocato. Anch'io ho avuto l'impressione di aver visto due film. Di cui il secondo è forse un po' più angoscioso. Beh, anche però fascinoso, però. Sì. La parte non è rimasta veramente incredula di come erano bravi quei vecchi in paese, bravissimi. Beh, lì bastava il vino, però. Quando uno ha la cinepresa puntata, è difficile che sia spontaneo.
Tranquillezza è molto difficile. Sono stati molto bravi Alessio e Matteo ad accompagnarvi nella verità di quelle situazioni, creare ad hoc le situazioni dove poterli accompagnare. Sono, sì, però la naturalezza di fronte alla camera non è scontata. E da hanno avuto 7 anni per allenarsi al documentario, per cui sono gli stessi, no? Sempre gli stessi. E allora questi si sono abituati, ormai vivevano anche davanti alla telecamera senza problemi. Allora sentiamo la voce. Diciamo, io faccio qualche considerazione di merito storico, proprio perché il film ha una doppia sicuramente impostazione, e tra l'altro ricordiamo che in Argentina ci sono milioni di italiani, e quindi questa seconda parte è in culo al mondo, poi paradossalmente siamo nel rovescio della stessa medaglia, un'italianità che cercava il riscatto. Certamente la prima parte, a mio avviso, è più efficace, paradossalmente, nel senso che racconta la storia dell'Italia, di cui ci siamo ormai dimenticati, di una povertà assoluta, di una divaricazione sociale aberrante, il padrone conta, gli altri stanno sotto, e quindi la rivendicazione, quel trittico d'Annunziano, per il principe, per i nostri diritti, per la Repubblica, forse rappresenta l'acme, diciamo la sublime soavitas di questo apparentemente folle ubriacone Luciano, che poi incarna un po' quello che è l'italianità che ha travolta, trovato riscatto dall'altra parte del mondo. In effetti il film merita una riflessione anche di tipo poi estetico, nel senso che vi è una accuratezza nella vera povertà assoluta, la trasandatezza, salvo l'elemento della processione che riscatta, è una sorta di abito della festa, tutto quello che sembra un po' il sabato del villaggio, però in un ambiente forse anche eccessivamente, perché io capisco, amo la Tuscia, amo la Maremma, quindi conosco quelle zone, avevo individuato forse una piccola toponomastica di accompagnamento per ubicare la terra del fuoco, la conosciamo. Abbiamo cercato noi italiani di individuare questo Vegliano, e forse fin sulla prima parte meritava una agiografia geografica migliore, perché questo principe con la gorgiera e questo anche bellissimo dialogo in cui lui entra a rischio della vita, che poi appunto sembrerebbe un omicidio non compiuto, perché la schioppettata forse era stata data animus necandi, cioè proprio con la volontà di uccidere, invece aveva una sorta di resurrezione, di fuoco catartico in cui muore la povera ragazza violentata dagli sgherri del principe, quindi c'è anche un po' di Manzoni in tutto questo. E sicuramente, ecco, quindi il film evidentemente prende, in alcuni aspetti è eccezionale, perché ha queste accelerazioni anche un po' che in qualche modo disorientano anche il più acuto degli osservatori e il più amante della storia. C'è anche un po' di Fontamara, in qualche modo una rivendicazione fatta da uno solo, in una sorta di silente meccanismo in cui scorrevano i secoli, nella cosiddetta Ubi Maior Minor Cessa. Quindi ci sono elementi di poesia. Dove trovo il film molto efficace appunto sono in queste immagini che talvolta approfondiscono il solco di una disperazione che cerca il riscatto. Il riscatto che poi è un po' questa leggenda del Re Granchio vuole trovare nell'oro, che è un po' un simbolo come quell'oggetto che lui lega, strappato, eccetera, cioè l'oro come purezza di una sublimazione catartica, cioè in cui questa forma, che è poi la più pregiata nella storia umana, vuole essere elemento di riscatto, non solo di abbrutimento. La bella domanda è: tu cosa ci faresti con l'oro? E lui risponde: comprerei un campo e dei cavalli, però in pianura, lontano dalla montagna. Io sono un uomo di pianura. Ecco, queste sono le fasi più efficaci di un film che purtroppo mostra in tutta la sua crudezza, in tutta la sua nudità, quello che è stato fino a ieri la storia di un'umanità divaricata tra la massa innominata dei poveri e i pochi nobili, come dire, principi, che in Italia fino a 100 anni fa, poco prima della marcia su Roma, dominavano in lungo e in largo. E sappiamo tutti che il voto agli uomini fu dato solo da Giolitti, quindi qui siamo nella fase pre-giolittiana in cui i poveri
anche uomini, le donne che erano di là da venire, non votavano, cioè non contavano assolutamente nulla. Quindi ben fatto questo film, perché rompere gli schemi ci riporta indietro un obbligo di specchiarci in quella che è stata fino a ieri la storia di gran parte dell'umanità, non solo dell'Italia. Quindi film eccellente, perché non va su cliché, su schemi commerciali, ma scava nel profondo di un'umanità dolente in cerca di riscatto. Fabio, però, se mi consenti la battuta sulla difficoltà di ubicazione di Vegliano, probabilmente con un calambur loro avevano pensato, tanti gli spettatori vegliano, e tu non hai vegliato abbastanza, però. Ho cercato di intuire qualche segnale, però, ecco, fino a che non ho letto i titoli di coda, Vegliano, c'è stata appunto l'individuazione, e io ho capito appunto dove stavamo. Poteva esserci per esempio anche una Basilicata, no? Poteva essere un territorio che io conosco bene, largamente disabitato purtroppo, oppure appunto la Tuscia, oppure poteva essere anche, diciamo, l'Abruzzo, le regioni, diciamo, a confine tra Lazio, Marche e Abruzzo. Comunque complimenti, quindi un coraggioso film che spero si è apprezzato anche dalla critica, insomma, perché da noi, dal sottoscritto. Dopo una ringa così, non ho altre domande, vostro onore. No? Cioè, voglio... sì, va bene, altre domande? Se no, allora, no, io una curiosità io ce l'ho, e cioè un oggetto che si è visto proprio in un fotogramma e poi è scappato. Ora voglio capire se riesco a farmi capire. Nella scena finale, sul lago, quando i due tornano negli abiti antichi, lui gli mette al collo un monile. E io penso che sia capovolto, cioè è un tumi, cioè nel senso che è un coltello, che è il dio della, diciamo, della medicina, no? Su sudamericano, non so se è quello. No, io non so. Probabilmente tu hai dei, non so, delle spie. Io viaggio molto, attenzione. No, nel senso che, confidenti, ci sono cose che nel film non ci sono rispetto a tutto quello che abbiamo scritto, immaginato, perché poi sia per confronto con la gestione della drammaturgia, sia per il confronto con la gestione delle risorse, ci sono delle cose su cui abbiamo potuto puntare e che non abbiamo potuto sviluppare. E, però quella forma, che potrebbe essere invece un monile etrusco, deriva da un tumi. Anche se si è visto poco. E poi è normalmente si mette nell'altro verso, e quello era uno dei quello, tu l'hai notato, non lo so che sei dotto evidentemente, ma no, io l'ho visto in Perù esattamente, perché vabbè, non c'entra niente, però quella canita, in teoria c'era tutta una storia di quella canita, di quella nave naufragata, che trasportava tutta una serie di oggetti, animali, eccetera, eccetera, tra cui dei tumi. E quindi l'iconografia del tumi rispetto all'iconografia del monile etrusco si sovrapponeva, così come la leggenda. Sì. E rispetto a questo, quell'oggetto è che appunto nella dimensione sociale, storico-sociale, socio-economica, che poi rappresenta l'oro da una parte e dall'altra, diventa una sublimazione di quello con cui rimane sia il personaggio che lo spettatore, ovvero il racconto. C'è una frase, diciamo, chiave, no? All'inizio, che dice: non è il valore che trovi, ma è l'immagine che vedi. D'altronde, per esempio, noi ce lo diciamo, no? Quando troviamo tre monete di Caligola sottoterra, noi che viviamo in questo mondo, che sono tre pezzi di ferro, cioè che valore hanno? Il valore è l'immagine che tu ci vedi, cioè il trasporto, l'emozione che ti provocano rispetto
tutta la storia che c'è dietro, rispetto a tutto ciò che c'è passato sopra, rispetto a chi l'ha fatta a quel tempo, rispetto a che cosa rappresentava in quel momento. Quindi il racconto che scatena quell'oggetto, no? Quindi è l'immagine che vede. E questo è, diciamo, no, è bella questa cosa che hai detto, perché è una cosa che nel film assolutamente non c'è, ma che rispecchia quei due film, quell'intento di sovrapporre le leggende che stavano anche nella forma di questo oggetto, che è così sfuggente ma così centrale nel racconto, anzi, ecco, per concludere, è quasi la rappresentazione del racconto stesso. È vero. Allora, la nostra vice presidente, se la Pozza porge la targa per film appunto che è stato selezionato nel festival e che ovviamente tutti i film del festival selezionati hanno, ma che non è ovviamente l'unico possibile premio, perché questo film, come tutti gli altri 10 film che sono stati selezionati, prego, concorrono a tutti i premi tecnici, quindi perché domani sera saranno svelati, e concorrono anche al premio della critica, come abbiamo detto. Quindi a domani sera, per capire se poi questa targa rimane l'unica o non esistente, o ci sarà qualche sorpresa. Vabbè. Quindi a domani sera. Ok? Evviva! Grazie a tutti di grazie. A tutti. Molto belli anche i canti. Sì. Ah sì, certo. Ah, quello è anche Andrea la cantante. Sì, quelli sono canti popolari. Posso dire meglio? Rivisitati. Bene. In alcune parole, no? Anche rivisitati. Che poi anche quello è il... è la dinamica dei canti, nel senso tu ci dai il microfono, quello, poi ci cambio una parola, ci metto il mio nome, ci metto sì. Anche partecipato Giovanna Marini a cantare nell'ultimo, che è la mitica ricercatrice e cantante del canto popolare. Viva, grazie.